Ciao ragazze, ciao ragazzi. Sì, sono ancora vestita nell'identico modo e acconciata nell'identico modo. Non so se avete notato la mia crescita super veloce e fast dei miei capelli e la coda della hairdo. Vi lascio la recensione nella i delle schede o giù nell'info box. Allora, video recensione. Oggi vi voglio recensire dei prodotti di skincare che sto utilizzando nell'ultimo periodo e mi stanno piacendo anche abbastanza. Giù nell'info box trovi la lista dei prodotti che ti sto per recensire. Se ti piacciono le mie recensioni, puoi sempre supportarmi con un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi il tastino dell'iscrizione. Iniziamo subito. Primo prodotto che voglio recensire è questo stick per le labbra della Apropoli, venduto o comunque in combo con un'offerta speciale di Chantecler Berthe che acquistai qualche tempo fa. Questo è uno stick labbra con propoli, cera d'alba e filtri solari. Allora, no, sull'acquisto di un prodotto Chantecler sono stata omaggiata di questo prodotto che mi sta piacendo veramente tanto. Lo stick labbra Propoli è studiato appositamente per garantire la massima protezione alle tue labbra, ricco di propoli purissima e cera d'alba, componenti naturali dalle note proprietà emollienti e protettive. Lo stick labbra Propoli. Apropos, sto leggendo malissimo, scusate. Aiuta a prevenire aridità e screpolature per le labbra morbide e setose. Allora, è un SPF. Non mi ricordo più, non c'era scritto. Non è scritto. Allora, prima cosa da notare, allora, il prodotto è 5,7 ml. Si è rotto il culetto. Questi qua erano. Scusate, erano il culetto che si è rotto, ma funziona benissimo anche senza. Allora, il prodotto è uno semplice stick labbra da un buonissimo profumo. Ed è leggermente granuloso, quindi fa anche un effetto un po' scrub alle labbra, ottimo da utilizzare prima del make-up per poi andare a truccare le labbra con un bel rossetto, perché toglie le pellicine e dopo non si ha l'effetto bruttino con il rossetto. Io di norma, ovviamente, prima di truccarmi abbondo anche sul contorno labbra, così va a nutrire anche le fastidiose pieghette delle labbra. Lo utilizzo anche semplicemente in casa come balsamo. È molto idratante, molto nutriente. Mi piace anche come effetto semplicemente, ora c'ho una matita, non lo voglio sporcare, semplicemente sulle labbra con la mascherina. Rende le labbra, lascia le labbra idratate per tutta la giornata. Lo porto anche in borsa, per quello si è rotto praticamente. Lo porto anche in borsa da utilizzare comodamente in velocità fuori. Tanto non devo metterci le zampate dentro, perché l'altro burro labbra che sto utilizzando ha queste confezioni stupidine che ci devi andare a mettere il dito dentro. Questa è bella, idratante, compattante e rimpolpante, ma il fatto che ci devi impilzare le mani dentro lo utilizzo solo la sera dopo che ho disinfettato benissimo le mani. Comunque, torniamo al protagonista di questo segmentino. Come dice Valentina, è ottimo, mi sta piacendo tanto 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 tanto. Se riconoscete la canzone scrivetemelo qua sotto, io so qual è. Poi, prodotto per il contorno occhi, è un prodotto della Dermoattiva, è un sierogel contorno occhi ricco di acido ialuronico e argan. Allora, è un prodotto da 30 ml, quindi rispetto ai 15 classici di una crema contorno occhi è praticamente il doppio. Questo è il prodotto e ha un fantastico erogatore pshum, che è troppo pshum e schizza ovunque. Quindi io quello che faccio, metto la mano a conchiglia,
lo premo tutto quanto all'interno perché voglio l'idratazione massima, quindi non elemosido, non su questo tipo di prodotti, quindi vado giù tutta la pompata, la prelevo con le dita e poi vado a fare tutti i miei massaggi. Ho scelto per questo periodo che per me che sto registrando ancora settembre, ancora fa caldo, probabilmente voi vedrete questo video a Natale perché non so quando riuscirò a caricare questi video che sto registrando oggi. Comunque, presto che tardi, come dice un'altra youtuber, chi è? Ve lo ricordate? La smetto. Troppi video, inizio a sbarellare con la testa. Comunque, per questo periodo che per me è caldissimo, mi sta piacendo molto perché essendo un siero si assorbe rapidamente, è leggero, non unge, non dà fastidio quando poi sopra ti vai a truccare. Io l'ho iniziato a utilizzare forse a luglio, quindi mi sono fatta tutto luglio, tutto agosto, sono a metà, oggi quante ne abbiamo? 13, sono praticamente quasi a metà settembre, sono 2 mesi e mezzo che lo utilizzo e il siero è arrivato qua, quindi io questo nella notte dei tempi lo finirò e lo utilizzo mattina e sera, lo adoro. Le mie rughette di espressione sono più rilassate, non ho strani inaridimenti qui sotto, anzi, vedo la palpebra anche più definita. A volte quando capita che il mio contorno occhi è comunque già ben idratato, il restante di quello che non ne ha più bisogno lo vado a utilizzare qui sulle rughe, no, rughe, naso, labiali e sul contorno e mi aiuta anche a tenere idratate e levigate queste parti. Quindi questo prodotto mi sta piacendo tantissimo. Ultimo prodotto per questo video, poi devo andare a stendere la biancheria che finalmente la lavatrice ha smesso, ma ne devo mettere a fare altre 72 oggi. Allora, prodotto della Vichy. Si chiama in italiano, eccolo qua, Lifta Active Serum 10 Supreme 10% di Ramos acido ialuronico, siero potenziato rilevatore di giovinezza, rigenerazione accelerata. Trasformazione della pelle su 10 segni dell'età. Efficacia va bene 10 giorni, effetto lifting duratevole, riduzione delle rughe. Io questo l'avevo comprato convinta che mi aiutasse a stemperare le macchiette che ho un po' sul viso, ma ho sbagliato, ho cannato proprio, però lo sto utilizzando, mi piace molto. Allora, rughe istantanee. Ma è italiano questo? Rughe installate, ma che è? Ma chi l'ha tradotto? Bah, perdita di tono, colorito spento. Con l'età la pelle si rigenera meno e più lentamente. L'innovazione, no, innovazione antirughe e tono Vichy, 10 anni di ricerca, brevetti. Va bene. Ultra concentrata questa nuova formula. Rilascia una concentrazione 2 volte maggiore di ramose negli strati dell'epidermide con efficacia rafforzata. I 10 segni dell'età corretti, rughe, rughette, colorito spento, aspetto stanco, colorito non omogeneo, pelle, perdita di compattezza, perdita di densità, perdita di tono, segni di fatica, disidratazione. Texture leggera, no, fresca e ultra leggera, immediatamente la pelle visibilmente trasformata. Ragazzi, questo confezione a specchio con la scritta nera non ci vedo più. Io ora vedo tutti i puntini neri sugli occhi, avanti agli occhi, mi ha accecato. Allora, è un prodotto da 30 ml, questa è la sua confezione a pompa. E questo è il prodotto, è un prodotto lattiginoso. Io di norma ne prelevo 5, vai, 4-5 gocce e le metto sulla mano, le riscaldo e le vado a tamponare sul viso, sul collo e sul décolleté.
che sulle orecchie, poi finisco a massaggiare sulle mani, che ora le ho sporcate causa swatch dei video precedenti. Si assorbe rapidamente, subito dopo posso mettere, se notte, la mia crema idratante, se giorno i miei SPF magici sul viso. Allora, io ho ritrovato meno rughette in questa zona, ma anche questo siero mi sta aiutando, meno rughette nella zona qui, pelle più luminosa, pelle più compatta, pelle più bella anche struccata, ovviamente col trucco è ancora più bella, però mi sta piacendo l'effetto che ha su di me. Anche di recente il mio compagno, il mio fidanzato, mi ha detto: Eli, in questi giorni, Elisa, in questi giorni sei più bella, sei più radiosa anche senza trucco. Quindi secondo me, anche grazie, a parte che secondo me c'ha ancora i prosciutti sugli occhi, vabbè, quello è l'amour, però credo che sia anche grazie a questo siero che sto mettendo da forse da un mesetto, non mi ricordo, sì, secondo me da un mesetto, che mi sta dando una grande mano per avere un viso più rilassato, più compatto, più idratato. Mi piace molto quell'effetto che sta avendo su di me. Ok, video dei prodotti di skincare finisce qui. Spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, qui nell'ultima schermata e giù nell'info box trovi il tastino dell'iscrizione. Io ti ringrazio per avermi aperta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!